Ecco, questa è la fine del capanno, la parte più in fondo rispetto all'ingresso. Sotto di noi ci sono almeno 500 cani beagle che aspettano la morte senza poter vedere la luce del sole, senza provare la sensazione dell'erba sotto le zampe, senza assolutamente la possibilità di provare la benché minima emozione, senza poter vivere qualunque tipo di rapporto sociale normale. Semplicemente fatti nascere per morire. Queste sono le grandi bocchettoni che buttano fuori l'aria che c'è sotto dentro i capanni. È sicuro una cosa irrespirabile, non credo di aver mai sentito un odore tanto terribile. Posso solo immaginare che caldo e che schifo ci sia qua sotto di noi. Il capanno è decisamente lungo, il tetto che abbiamo occupato ospita sia i cani che le stanze dove i dipendenti si cambiano. Infatti abbiamo avuto modo di vederli uscire e rientrare scortati dalla vigilanza privata, ovviamente copertissimi, si vergognano come soltanto i boia si possono vergognare. Lì potete vedere gli altri capanni, in totale 2500 beagle qui stanno aspettando semplicemente di morire su un tavolo operatorio. Ci sono tantissime mamme, tantissimi cuccioli. Una cosa che colpisce molto è l'assoluta indifferenza di chi lavora qui. Hanno degli occhi completamente spenti, non riescono nemmeno a realizzare cosa stanno facendo. Troviamo comunque aberrante il fatto che faccia più notizia. Facciamo più notizia noi 5 su un tetto piuttosto che i 2500 cani che appunto aspettano la morte, 250 al mese vengono spediti. Questi sono altri bocchettoni, comunque fanno parte del complesso appunto dove si cambiano i dipendenti, alcuni lucernari, e qui dove ci siamo sistemati noi. Lì di fronte i nostri caldissimi supporters, che ovviamente vengono mantenuti ben lontani dalla polizia, infatti ne è rimasto solo un gruppo decisamente sparuto e qua ci siamo noi. Questi beagle hanno soltanto noi a lottare per la loro libertà e dobbiamo far sentire la nostra voce.